Amici di The Smart Revolution, oggi siamo in compagnia di due telefoni, Galaxy Alpha, Galaxy S6. Una recensione e un confronto un po' atipico rispetto a quello che solitamente facciamo e a quello che si vede. Non stiamo parlando di due top di gamma, di un top di gamma, ma l'altro sicuramente non è più un top di gamma, ma stiamo parlando di due telefoni che hanno in comune quello che era il destino, e cioè essere degli anti-iPhone per quanto riguarda Samsung, e soprattutto hanno in comune il cuore del dispositivo, cioè entrambi montano un Exynos. Scenderemo poi nei dettagli e capiremo quelli che sono i punti di contatto, quelle che sono le differenze e perché questa recensione. Rapidamente, le confezioni di entrambi i dispositivi. Questa è quella del Galaxy Alpha con manualistica, un po' più classica, cuffie tradizionali in-ear, carica batterie normale, con il cavo standard USB micro USB. Poi abbiamo quella che è la confezione invece dell'S6 che avete più volte già visto, con manualistica, un cavo dati USB micro USB per la ricarica un po' più lungo, la graffetta per togliere la micro SIM e queste cuffie in-ear di ultima generazione che Samsung ha implementato su questo dispositivo. Come avete visto, abbiamo la spilletta per rimuovere la SIM e vabbè, il caricabatterie non è presente, non è qui sotto mano, ma ovviamente c'è per la ricarica rapida. Abbiamo i due dispositivi e mentre li abbiamo, così potete anche rendervi conto di quelli che sono i tempi di avvio dei dispositivi, cominciamo con quelle che sono le caratteristiche. Galaxy S6 143,3 x 70,5 x 6,8 di spessore. Galaxy Alpha 132 di altezza, si è già avviato il Galaxy Alpha rispetto all'S6. Non credo che vi aspettaste che fosse così rapido. È comunque più rapido del fratello, diciamo, maggiore. Dicevamo 132,4 x 65,5 x 6,7. Rifiniture simili, ma sostanzialmente differenti concetti, perché qui abbiamo sul Galaxy Alpha la batteria removibile e questo retro in policarbonato molto bello e soprattutto molto comodo perché non si graffia, se si graffia lo potete cambiare, vano per la SIM, memoria non espandibile. Per quanto riguarda invece il nostro S6, non abbiamo la possibilità di espandere, di sostituire la batteria, la memoria è quella che vi abbiamo, mentre per S6 abbiamo vari tagli 32, in questo caso 64 128, per Galaxy Alpha abbiamo soltanto un taglio da 32 inespandibile. Le caratteristiche, poi scendiamo un pochettino più nei dettagli. Exynos entrambi, su Alpha perché abbiamo scelto questo confronto? Perché Alpha è stato il primo top di gamma ed è nato come anti-iPhone che montava un processore proprietario. Samsung aveva già montato su altri dispositivi i propri processori, ma parliamo di dispositivi comunque che non erano destinati all'utilizzo, diciamo, sul mercato europeo, oppure erano dispositivi fra virgolette di seconda fascia, come potevano essere i vari Neo e via discorrendo. Qui invece l'Alpha nasce per essere un dispositivo top di gamma con un Exynos che è differente rispetto a quello di S6. Qui abbiamo un Exynos 7420 octa-core, qui invece abbiamo sempre un octa-core che si chiama però Exynos 5 5430, 2 giga di memoria qui, 32 qui, display da 4,7 qui, da 5,1 sull'S6, 1280x720 con una
contro 112 ppi per alfa e 1440 per 2560 con ben 577 ppi su S6. Fotocamere, entrambi due belle fotocamere, un'unità da 12 megapixel con flash dual LED per quanto riguarda l'alfa e un 16 megapixel con flash dual LED per quanto riguarda l'S6. Anteriormente, la fotocamera dell'S6 ha uno stabilizzatore ottico che invece quella di Alfa non ha. Anteriormente due fotocamere differenti, e cioè su Alfa abbiamo una 2,1 megapixel, su S6 una 5 megapixel. Batteria 1860 mAh per quanto riguarda il nostro Alfa e 2550 mAh per quanto riguarda l'S6. Prima di andare avanti vi dico che l'utilizzo alla fine è praticamente lo stesso, le ore di display che riescono a fare entrambi è molto simile. Alfa ha una minore capienza ma ha un display meno risoluto, e attualmente noi lo abbiamo ancora con KitKat e non con Lollipop, quindi meno energivoro, e soprattutto questo display sicuramente consuma meno del display dell'S6. Riusciamo a fare in entrambi i casi soltanto sotto rete dati un 3 ore e mezzo di display, quindi arriviamo intorno alle 5 alle 6 del pomeriggio e dobbiamo ricaricare. Quando siamo sotto wifi saliamo tranquillamente ad oltre 4 ore per entrambi, e quindi riusciamo ad arrivare con un 10% di carica residua anche alle 21:30 di sera. Punti in comune e differenze. Punti in comune: abbiamo in entrambi un lettore ottico di impronte digitali per sbloccare il dispositivo. Adesso potrete vedere direttamente quanto sia differente la tecnologia e quanto effettivamente è stato fatto un grosso passo in avanti da parte di Samsung su S6 e su S6 Edge. Guardate qui come si sblocca facilmente, guardate qui invece quello che dobbiamo fare per sbloccare il nostro dispositivo. Avete visto, abbiamo fatto due tentativi e comunque il processo e la tecnica è completamente diversa. Dobbiamo far scivolare la nostra impronta digitale. Qui basta semplicemente posizionarla. Quindi da questo punto di vista S6 vince sicuramente di molto, perché ha una reattività e una precisione molto più alta rispetto ad Alfa, e oggettivamente è anche molto più comodo utilizzare il lettore di impronte di S6 rispetto a quello di Alfa. Altra differenza, il processore in utilizzo quotidiano non ha grosse differenze. Potete vedere infatti, entrando in quella che è l'interfaccia, quanto l'Alfa riesca ad essere abbastanza veloce e reattivo, un po' come il nostro S6, forse in alcuni casi anche un pelo più reattivo. Se andiamo poi a vedere quelli che sono i widget, forse nei widget troviamo qualche differenza nella rapidità del caricamento, ma non possiamo dire con certezza che questo sia da imputare al terminale, al processore. Ricordiamo sempre che abbiamo 3 GB di RAM qui su S6 e 2 GB su Alfa, quindi anche questo può incidere. Come potete vedere abbiamo la possibilità di cambiare le impostazioni di base, sono le stesse, però su S6 vedete che abbiamo i temi e la griglia schermo, quindi possiamo cambiare i temi, possiamo cambiare l'interfaccia, possiamo cambiare le icone e possiamo disporre anche in maniera differente sullo schermo più icone o meno icone, da 4x4 a 4x5 a 5x5 come impostato in questo momento l'S6. Su Alfa invece non possiamo farlo, anche se lo aggiornassimo alla 5.0.1, cioè al Lollipop, le impostazioni e la touch width rimangono così. Infatti se noi entriamo in quelle che sono le impostazioni e le caratteristiche del nostro dispositivo, vediamo immediatamente come siano due generazioni di touch width completamente differenti. L'impostazione è differente, le icone sono diverse, però alla fine, a conti fatti, come potete vedere, la reattività è praticamente la stessa, per cui Alfa continua ad essere un ottimo dispositivo. Una parentesi: è nato come anti-iPhone, è un dispositivo che gira ancora oggi molto bene, Samsung lo ha ritirato dal commercio per sostituirlo praticamente con la serie A, la 3, la 5 e la 7, che hanno poi caratteristiche differenti tra di loro, e diciamo che la 5 è quello che più si avvicina a questo Alfa. Il motivo per cui sia stato ritirato dal commercio onestamente noi non lo capiamo, perché sicuramente aveva tutte le carte in regola per essere un dispositivo top di gamma,
gamma. Sicuramente fu posizionato all'epoca in una fascia di prezzo vicina a quella dell'iPhone, col quale però non poteva realmente competere, e quindi probabilmente per questo motivo è stato rimosso dal mercato, ma vi garantiamo che ancora oggi è un prodotto assolutamente validissimo. Per quanto riguarda il lato multimediale, due fotocamere differenti, nell'utilizzo diurno abbiamo delle prestazioni che si avvicinano moltissimo, perché la fotocamera di Alpha riesce a essere nelle fotografie diurne molto molto risoluta e molto definita, riesce a prendere molto bene i dettagli, la luce e riprodurre il tutto fedelmente. Nella modalità notturna il gap si nota. Su S6 Samsung ha fatto un grande lavoro sia nel comparto proprio dell'ottica, sia per quanto riguarda il software che gestisce il tutto, per cui sicuramente per quanto riguarda la fotocamera, nell'utilizzo in modalità notturna e in situazioni un po' più estreme con luci da interne, sicuramente S6 vince rispetto ad Alpha. Per quanto riguarda invece l'audio, andiamo subito ad ascoltare un brano in modo... Allora, la qualità è praticamente la stessa, come vedete l'impostazione è uguale, perché abbiamo in entrambi un altoparlante mono posizionato qui in basso, ma sicuramente S6 ha una cassa molto molto più potente rispetto a quella di Alpha, per cui anche da questo punto di vista S6 riesce a essere più performante rispetto al nostro Alpha. Facciamo una prova di navigazione internet, andiamo eccolo qui, il Corriere della Sera su entrambi i dispositivi, vediamo quello che si comporta meglio, vediamo vista desktop qui, aspettiamo che carichi il Galaxy Alpha. Tenete presente che siamo in una situazione in cui il wifi che abbiamo a disposizione per il nostro Alpha è un wifi con una potenza abbastanza limitata, per cui se vedete dei rallentamenti e delle difficoltà nel caricamento delle pagine, di certo questo non è da imputare alla qualità del segnale, della capacità di caricare da parte del Galaxy Alpha, quanto più al segnale del nostro router Wi-Fi che ha qualche difficoltà, perché non siamo sotto una rete di casa, ma soltanto sotto un modem 3G, quindi con potenza assolutamente limitata. Vi possiamo però dire che nell'utilizzo quotidiano i tempi con cui le pagine vengono caricate dai due dispositivi sono molto simili, per cui anche da questo punto di vista i due dispositivi si avvicinano molto l'uno all'altro. Che cosa possiamo dire? Perché questo confronto? Questo confronto, ve l'abbiamo spiegato all'inizio, semplicemente per un motivo, perché questi due dispositivi, vi facciamo vedere nel frattempo come cambia aspetto cambiando un tema il nostro terminale, questi due dispositivi sono nati con lo stesso obiettivo, e cioè quello di essere praticamente degli anti-iPhone, hanno delle caratteristiche estetiche infatti che li avvicinano molto agli iPhone. Il Galaxy Alpha è stato il primo della serie Galaxy ad avere queste rifiniture in metallo e questo frame che è molto simile a quello dell'iPhone, ma aveva mantenuto il retro in policarbonato, la batteria rimovibile, e secondo me questo non era un difetto ma era assolutamente un plauso. L'unico difetto e l'unico limite che aveva quando è uscito questo dispositivo, il lettore di impronte digitali, che non era sicuramente comodo e soprattutto era sicuramente inferiore come tecnica e come tecnologia rispetto a quella del competitore diretto, cioè dell'iPhone, mentre per quanto riguarda il resto delle prestazioni e le caratteristiche era un dispositivo assolutamente valido. Probabilmente l'altro grosso limite era la fascia di prezzo in cui fu collocato, 729 euro, erano veramente tanti. Oggi considerate che lo si trova in offerta tra i 300 in alcuni casi e i 350-360 euro. Per quanto riguarda invece l'S6, Samsung con S6 è riuscita a ottenere probabilmente il suo obiettivo, cioè ha fatto quello che è il vero e proprio anti-iPhone. Come materiali si è avvicinata molto di più, ha fatto una batteria non rimovibile,
disponibile, memoria non espandibile, ma questo lo avevamo già su Alfa, materiali sicuramente ancora più pregiati rispetto ad Alfa, però secondo me c'è un grosso limite. Questi materiali sono sicuramente belli, ma un po' troppo delicati, perché diciamo che gli S6 si graffiano diciamo soltanto a guardarli, fra virgolette, questa cosa per me, per un telefono da utilizzare tutti i giorni, è un limite. E poi altro problema, aver implementato secondo me un display troppo troppo risoluto, che da essere diciamo così un pregio in realtà tutto si è trasformato in un difetto, perché consuma tanto. Poi sicuramente le rifiniture sono più pregiate sull'S6, la fotocamera è più pregiata su S6, il processore è sicuramente più performante, merito anche della RAM maggiore. Alla fine si ha la percezione di avere un prodotto più premium con S6 rispetto ad Alfa, però parliamo anche di due prodotti che hanno una differenza di costo di almeno 200 euro. Galaxy Alfa è uscito dal mercato, S6 è ancora in produzione, però se vi posso dire la mia, onestamente, se volete un prodotto top con un costo assolutamente accessibile, Galaxy Alfa continua a essere una scelta validissima. Peccato che su Alfa non sia possibile avere la nuova TouchWiz, che è sicuramente più veloce, più fluida, più leggera e che dà maggiori personalizzazioni. Come vedete, queste sono le icone classiche della TouchWiz a sinistra sull'Alfa, a destra invece le nuove icone di S6, quindi questo è un altro limite che Alfa può avere. Però vi posso garantire che se volete e avete risparmiare o avete un budget più risicato e quindi potete spendere 150-200 euro in meno, Alfa, se amate i Samsung, è una risposta ottima. Materiali molto validi, premium sicuramente, batteria rimovibile, quindi il vantaggio di poterla togliere, e prestazioni sicuramente da top di gamma. E non dimenticate, in estate, ma anche nell'utilizzo di tutti i giorni, una comodità e un peso, soltanto 115 grammi contro i 138 di S6, una comodità sicuramente da top di gamma. S6 continua ad essere sicuramente l'attuale top di gamma in casa Samsung, per cui un telefono molto performante e assolutamente valido. Un saluto e alla prossima recensione di Smart Revolution.